Siamo con Vito Titano, grande campione del ciclocross degli anni 70 e 80, e siamo alla fine di una sessione di allenamento con Enrico Franzoi, Elia Silvestri e Gioele Bertolini, tre esponenti della Selle Italia Guerciotti. Titano, come mai questa location particolare per questa giornata di allenamento? Ma perché allenamenti sono un modo per adattarsi al tipo di percorso che troveremo nel Pagano. Il Coxside è una cosa del genere, quindi con sabbia, tanta sabbia, con dei comuni di sabbia sulla quale i nostri non sono abituati a correre, quindi è un modo per adattarli a quel tipo di percorso. Siccome qui ci sono tutte le condizioni e le morfologie di percorso, ho ritenuto più forte rispetto alla tappa di Giro d'Italia 88 per marcia 4-5 giorni, per dare tanto un caricato alla conoscenza, imparare ai ragazzi l'impatto in questo tipo di percorso. Tanto è vero che Bertolini, Todaro è la prima volta che li vedono e sono annichiliti, dice è possibile che sia così, purtroppo non riesco, così quello che più conosce questo tipo di percorso, come si può vedere con Enrico Franzoi, che non dico che si trova su altri, ma è molto galvanizzato dal percorso e sicuramente ci terrà a fare molto più nel mondiale quest'anno. Eccolo che passa, è un Franzoi che sta ritrovando l'antico smalto. Ma il nostro obiettivo è quello, avergli dato fiducia in un momento di difficoltà della sua carriera e lui si risente considerato e logicamente ha l'entusiasmo, ecco, di un ragazzino ancora. Senz'altro io sono convinto, conoscendo i mezzi di Enrico, che tanti anni è da ragazzino che lo conosco, che riusciremo a portarlo di nuovo agli allori mondiali. E lui ci crede anche, insomma, è molto motivato, altrimenti essere un professionista serio, sono convinto che non perderebbe tempo se non avesse ancora l'obiettivo di ritornare ai livelli di quando ha vinto i mondiali a Monopoli e il terzo posto di Oblea tra i professionisti, quindi ha dimostrato di valere e sicuro non essere più tempo. Ciclocross, insomma, campione del mondo degli anni 70-80, come vede il ciclocross in Italia al momento, in questo periodo? Abbiamo un grosso numero di partecipanti, però sono convinto che mancano poi per ciò che quello che ha la Francia, il Belgio, per i ragazzi giovani. E noi abbiamo sempre vissuto sul singolo atleta, vedi Longo ai suoi tempi, poi io, Pontoni, poi Franzoi, abbiamo sempre vissuto, non abbiamo mai avuto una squadra diciamo di 4-5 elementi, come lo può avere il Belgio, la può avere la Francia, lo era la Svizzera allora, sta passando ovviamente peggio dei nostri, e penso che con qualche piccolo accorgimento, con un po' di impegno a livello, noi abbiamo anche la mentalità in Italia, forse adesso sta cambiando un po', che i ragazzi che fanno strada, solo strada, e non nessun tipo altro di attività, né pista, qua invece vediamo all'estero con tutti i giovani che poi diventano i migliori professionisti su strada, sono tutti che vengono dalla mountain bike o dal ciclocross, dalla pista, quindi è un modo per diventare completi facendo fare tutte le attività, facendoli standardizzare solo per la strada, io penso che è tempo perso perché non hanno nessun tipo di adattamento a nessun tipo di sacrificio, poi tecnicamente sono inferiori agli altri. E, come situazione invece del ciclocross in sé, negli ultimi anni è sembrato che insomma questa disciplina sia diventata terreno di caccia riservato per i belgi fondamentalmente. E c'è una concorrenza della mountain bike magari che toglie spazio. In Belgio si arriva a vedere. C'è una cosa fondamentale, che la televisione, per riprendere una Coppa del Mondo, qualsiasi gara, in tutte le gare c'è la televisione in diretta, quindi vuol dire che i media fanno degli sforzi, fanno impegno dei capitali per questo tipo di sport, e in Belgio è lo sport numero uno,
che hanno, quindi non esiste il calcio, sì c'è il calcio ma non è ai livelli del ciclocross. Se arriva a vedere una gara di ciclocross in Belgio, minimo ci sono 10.000 persone, per non parlare quest'anno dei mondiali che si svolgono a Coxsackie, ci saranno a occhi chiusi 50.000 persone, quindi avere una cornice di pubblico così, con tutto ciò che muove dietro l'organizzazione di una gara, per loro è un business organizzare una gara. In Italia invece facciamo fatica a organizzare delle gare perché i media ci snobbano se non hanno un riscontro pubblicitario che possono fare all'estero. La ringrazio per le sue considerazioni.